Salve a tutti, siamo qui fieri e orgogliosi di portare questo trofeo nella città di Mazara del Vallo dopo averlo vinto nel Salone Internazionale di Gelaterie e Pasticcerie di Rimini, che è il più importante nel nostro contesto lavorativo. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo vinto nel contest di città del gelato organizzato da loro, era sulla mandorla di Toritto, un presidio slow food della città tipica della Puglia. Noi abbiamo preparato una ricetta insieme al maestro Isidoro Giglio e il maestro gelatiere Gaspare Di Salvo. Abbiamo preparato questa ricetta che da prima è stata selezionata fra 500 ricette e poi subito dopo ammessa alla finalissima delle 12 a Rimini. Nella finalissima ci ha visto protagonisti per 4 giorni. Ci tengo a precisare che era a votazione popolare, quindi la gente prima lo assaggiava insieme agli aggiusti e poi liberamente lo votava. Abbiamo conseguito questo importante trofeo che per noi è un punto di partenza per fare ancora meglio più avanti, e per questo ci affidiamo alla preziosa collaborazione del maestro Giglio, che è qui presente, prego. Buongiorno a tutti. Allora, voglio giusto precisare che abbiamo preparato questa ricetta per i fratelli Di Salvo, onorando la mandorla di Toritto, che è un prodotto per eccellenza pugliese, accoppiandolo ai nostri fiori all'occhiello siciliani. Come abbiamo accoppiato questa mandorla al pistacchio di Bronte, con le arance di Ribera. E infine col passito di Pantelleria, cercando di creare un connubio tra questi gusti e fare di meglio di quello che poteva essere una ricettazione a livello mondiale. Ovviamente dietro un impegnativo lavoro si ottengono sempre dei buoni risultati. Grazie, voglio ringraziare la FIGI, che è la Federazione Italiana Gelatieri, che ci ha assistito nello stand di Città del Gelato. Voglio ringraziare il maestro Martinez, che ha eseguito con successo e grande esperienza, ha dimostrato di avere grandissima esperienza nell'eseguire le nostre ricette che abbiamo preparato per fare questo gusto di gelato. Volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in questa manifestazione. Sono ancora emozionato di questa premiazione che abbiamo avuto presso il SIGEP di Rimini, nel Salone Internazionale di Pasticcerie e Gelaterie. Ne approfitto per invitarvi alla nuova apertura che sarà a breve della nostra gelateria, che avrà in più anche pasticceria, un po' di rosticceria e più assortimento per le colazioni, in collaborazione sempre con Maestro Giglio. E alla nuova apertura troverete il nuovo gusto che abbiamo fatto per il SIGEP, che si chiama Bouquet Siciliano. Così avete la possibilità di assaggiarla anche voi e dire anche voi la vostra. Vi aspettiamo, ringrazio il consigliere Foggia che ci è stato vicino in questa manifestazione, ci ha seguito anche da distanza. E do la parola al consigliere Foggia. Buongiorno a tutti. Naturalmente, Fratelli Di Salvo, soprattutto Mucio Augusto, non si smentisce mai. Io ne ero certo, ne ero consapevole della loro comunque professionalità. Adesso hanno comunque il certificato che comunque sono una grossa azienda che comunque fanno un gelato importante. Parto sempre dal presupposto che loro come attività commerciale sono state spesso da esempio per la città di Mazara del Vallo, perché si sono comunque sempre prestate verso il sociale, con una manifestazione che ripetiamo ormai da 5 anni presso proprio la loro gelateria, che tra l'altro voi dalle immagini che avete potete comunque andare a vedere. Questo testimonia che comunque loro non fanno solo sociale, al sociale mettono soprattutto la qualità, la professionalità. Dico sempre che la qualità è preferibile alla quantità. Io da cittadino mazarese, da figlio di questa città, sono orgoglioso che Mazara ha comunque questo grande riconoscimento. Si parla sempre di pesce, ma parliamo anche di gelato. Mazara non è seconda a nessuno, grazie proprio all'attività Mucio Augusto, ad oggi siamo conosciuti in tutto il mondo, proprio grazie alla sua opera d'arte, alla loro opera d'arte, è il gelato. Grazie al maestro qui presente, grazie a loro per la sinergia che mettono in campo e per la grande realtà che comunque sono a Mazara, perché questa azienda ci lavorano parecchie famiglie mazarese e questo è un onore. Oggi, in un momento di crisi, troviamo un'attività commerciale che si impone a Rimini e fa parlare della Mazara del Vallo. Dico semplicemente che noi, anche per loro, questo non deve essere un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza. Loro sono stati sempre vincenti e dimostrano ancora in questa realtà che sono imposti in maniera seria e concreta e che grazie al loro gelato, grazie alla loro opera d'arte, sono riusciti comunque a trionfare nel mondo. Grazie ragazzi. Grazie a tutti.